Buongiorno ragazzi, oggi è il 30 di aprile, sta andando via un po', ecco, accendo un attimo qui una lampada perché sta andando via, ecco, si sta oscurando il sole, adesso torna, tempo variabile. Oggi è passato il postino, ha lasciato due pacchi. Questo è il primo video, è un unboxing. Allora, questo pacco Amazon, premetto che ho dovuto lavare il postino arrivato stamattina e ho lavato appunto il pacco, è ammosciato diciamo, perché l'ho, scusatemi il termine ammosciare che non è lingua italiana, perché l'ho lavato con l'alcol, l'ho disinfettato con l'alcol prima di e l'ho lasciato di sotto. Allora, che cos'è questo? Questo costa sui 16 euro, è un marsupietto e mi è piaciuto perché l'ho visto su una recensione. Ne approfitto per presentarvi un raccoglibossoli, questo si applica a una carabina Strela Ughe, l'ho ritrovato rimettendo a posto in questo periodo di quarantena, è risaltato fuori finalmente. E allora, dicevamo, l'ho visto su un video di uno youtuber americano e mi è interessato, ho avuto una discussione con degli amici che vivono in America, c'è, come si dice, la versione originale è più o meno l'idea di una ditta americana ma molto più costosa in varie misure. Questo sicuramente sarà fatto in Cina, non lo so, si chiama Vinex Tactical, ignoro la pronuncia, ecco, scusate, perdonatemi, Vinex Tactical, ignoro come si pronunci, ecco, indietro, a posto, e ignoro anche dove sia effettivamente costruito, per il prezzo presumo sia fatto in Cina. Se riesco, ecco, ad aprire la busta. Ecco, la busta è quella che si aprono. Ok, allora, il video che ho visto ne parlava veramente bene. Diceva che non c'erano sfilettature, sfilacci. Da noi era disponibile sul sito di Amazon solo in color khaki. Notare dei velcro anteriori elegantemente sagomati, abbastanza elegantemente sagomati. Posteriormente abbiamo il sistema di imbracatura. Allora, perché il sistema di imbracatura? Questo qui, guardate, qui c'è uno spallaccio che si mette dietro la schiena. Questo qui è concepito per essere indossato sul petto. Perché? Perché può essere utile. Innanzitutto, un'escursione, abbiamo lo zaino sulle spalle, quello grande, diciamo, le cose più a portata di mano devono essere tenute appunto a portata di mano, e uno zainetto così tenuto sul petto è indubbiamente utile. Apriamo una, ecco, dispone di una prima tasca esterna con un solo, vediamo innanzitutto dove è fatto, Made in Cina, ovviamente, questo era ovvio, no? Però come fattura non è male, vedo già subito che le cuciture sono fatte abbastanza bene, già l'aveva riscontrato anche l'americano. E c'è una prima tasca esterna. Poi abbiamo, con doppio cursore, la tasca principale. La tasca principale è suddivisa, non so se riuscite a vederle, in vari scomparti, perché non veri e propri scomparti, ha due retine, una su entrambi i lati, interno ed esterno, per tenere separati la varia oggettistica. Le dimensioni, il metro era, sì, è qui,
Questo è il classico metro, più o meno larghezza sui 28, altezza sui 20 circa, perché poi ovviamente con un metro così non è che si può misurare. Un altro scopo di questi, un'altra utilità per questi oggetti qual è? Innanzitutto uno per esempio va in bicicletta d'estate. Beh, d'estate il marsupio classico tenuto in vita è un po', se uno pedala in bicicletta è un po' intralcia. Inoltre con l'abbigliamento estivo, bermuda leggeri, magliettina, non si possono riempire certamente le tasche con portafogli, questo e quest'altro, che intralciano e appesantiscono e sformano i pantaloni. Quindi un attrezzo di questo genere che portato sul petto è sicuramente utile. Altra cosa è in luoghi molto affollati dove ci sono borseggiatori. Sì, vabbè, un borseggiatore professionista agisce ugualmente, ma io l'ultima volta mi ricordo sulla metro di Roma, a Roma Termini, lo zaino dietro le spalle per sicurezza l'ho messo davanti. Essendo uno zainetto di quelli tradizionali, e un po' intralciava rispetto a un normale borsello. Questo, non avendo una tracolla, può essere scippato meno facilmente, almeno penso. Ecco, quindi dispone, anche se sulla patch posteriore ci sono i velcri, magari si può attaccare col velcro un piccolo sacco di idratazione. E quattro gancetti. Una cosa che, ecco, non mi piace che tutti e quattro i collegamenti, tutte e quattro le bretelle siano con lo sgancio. Io avrei preferito almeno due cucite in modo da poterlo indossare. Vediamo se riesco a indossarlo senza sganciare niente. Ovviamente sì. Ecco, va bene, già potrebbe andare bene per me, per come viene per la mia corporatura. Magari lo metto un po' più aderente. Ecco, io, voi non lo vedete, ma in questo momento ce l'ho davanti allo stomaco e volendo ho tutto a portata di mano. Vediamo un po' se riesco a girare un po' la camera. Sono seduto, ma non so, la luce è quella che è, signori, mi spiace, ma ecco, oddio, scusate, io sono seduto in una sedia. Ecco, questo è come viene, già senza aver regolato tanto. Ecco, apro, qui per esempio potrei tenere viaggio in treno, ho il biglietto del treno, o altro, un pacchetto di caramello, quello che può essere, senza dover aprire niente. Qua con la doppia tasca potrei mettere, ecco, qui ho le tasche interne divise con questa retina. Potrei benissimo mettere portafoglio, custodia per gli occhiali, io da lettura li ho, altri oggetti tipo un caricabatterie, batteria quelle di riserva, eccetera, che potrebbero essere roba più preziosa. Lo smartphone tenute qui, chiudo la sacca anteriore, molto difficile shipparle. Qui, ecco, come ho detto, biglietto del treno, dell'autobus, apro, così posso aprire e tengo chiusa la tasca con gli oggetti più preziosi. Volendo, uno spray al peperoncino, una piletta, cose da prendere immediatamente. E questo è il nostro Vinex, 16,99 euro, 15,99 euro, non ricordo. Ma tutto sommato sembra fatto molto bene. Do un'altra serrata, in modo, forse a questo punto sono anche un po' lunghe i cinghiaggi, ma comunque penso che sia un acquisto che valga la pena, su Amazon ovviamente.